Ciao a tutti da Bonsai Italia, continuiamo sempre a parlare di piante e prima di parlare della pianta che vedete di fronte a voi, voglio dirvi solamente che le potature autunnali continueremo sempre a vederle, però le sto intervallando perché ho le piante ancora alcune con le foglie verdi e pian piano stanno cadendo, quindi adesso non possiamo vedere l'intervento su quelle determinate piante. Appena potrò, comunque ve le farò vedere e vedremo la potatura autunnale, su quelle piante. Quindi adesso un po', cambieremo un po' discorsi e parleremo di piante, soprattutto sempre verdi, e comunque adesso non tratteremo la potatura, autunnale, che riprenderemo, nei video, successivi. Quindi vi chiedo un po' ancora di pazientare per vedere qualche intervento, di potatura. La pianta che vedete di fronte a voi è il ginepro. Sicuramente molti di voi l'hanno riconosciuta perché è una pianta che chi fa bonsai avrà nella propria collezione. È la pianta che si trova più diffusa più in commercio. Chiunque credo riconosca questa pianta qui. Ci sono vari tipi di ginepro. Innanzitutto diciamo che il ginepro appartiene alla famiglia delle cupressacee, è una conifera e ha una caratteristica che la distingue sicuramente dalle altre piante. Ovviamente, qual è la caratteristica visiva differente? Sicuramente sono le foglie perché a differenza delle latifoglie, questa pianta qui ha, invece di una foglia vera e propria, ha delle squame, quindi ha una vegetazione a forma di squame. Poi la vedremo nel dettaglio. Ci sono vari tipi di ginepro. Quello che si trova più in commercio è il ginepro cinese, ovvero Juniperus chinensis. Poi esiste il ginepro rigida, che ha degli aghi diversi da questo ginepro qui, e poi c'è il ginepro, il cosiddetto ginepro pungente, che è un ginepro che ha, invece che avere gli aghi squamati come questi, ha proprio degli aghi come se fossero gli aghi del pino. Ok, cosa dirvi di questa pianta qui? È la pianta che può essere coltivata anche da un principiante, perché dà veramente pochissimi problemi, è molto resistente. La manutenzione su questa pianta qui è veramente poca. L'unico particolare, l'unica attenzione da fare è per quanto riguarda diciamo, la potatura, che non è proprio una potatura vera e propria, ma è una pizzicatura che si fa sulle foglie. Poi vi farò vedere anche come si effettua. Ha una vigoria veramente eccezionale perché il ginepro è una pianta che nel periodo, innanzitutto diciamo che vegeta per quasi tutto l'anno. Nel periodo invernale ovviamente rallenta perché quando fa freddo la vegetazione si ferma, ma nel periodo che va dalla vegetazione, ovvero da marzo in poi fino ai periodi caldi, lo sviluppo della vegetazione è veramente copioso perché ha una vigoria molto molto forte e quindi è una pianta che vegeta in maniera rigogliosa e bisogna stare attenti perché dobbiamo intervenire con la pizzicatura delle foglie, altrimenti perderemo la silhouette della pianta. Come terra di coltivazione, io per il ginepro uso anche qui Agadama al 100%, quindi tranquillamente potete usare Agadama. Chi di voi ha del terriccio organico non ve lo consiglio, ovvero casomai mischiate un po' del terriccio organico con della pomice, ma il terreno secondo me migliore per questa pianta qui è l'Agadama, quindi anche questa pianta qui, come quasi la totalità delle mie piante, la coltivo in Agadama pura. Perché? Perché l'Agadama pura, come vi ho già spiegato, consente un drenaggio ottimale e fa sì che le radici possano respirare in maniera adeguata. Ovviamente,
come parte, come nota negativa della Kadama è che chi di voi, per esempio, lavora tutto il giorno, non lasciate le piante tutto il giorno sotto al sole perché altrimenti rischiate qualche colpo di secco. Perché magari durante il periodo estivo la Kadama non riuscirà a trattenere umidità sufficiente per tutto l'arco della giornata. Chi invece di voi riesce ad esempio il sole solamente per qualche ora la mattina, allora in quel caso va bene, altrimenti ombreggiate le vostre piante perché rischiate colpi di secco. Ok, continua a parlare, chiusa questa parentesi, continua a parlare sempre del ginepro. Di fronte a voi avete tre tipi di ginepro, c'è una pianta bonsai di ginepro un po' più grande, poi abbiamo due ginepri piccolini. Ora ve li faccio vedere, eccoli qua. Sono due ginepri piccolini che sto coltivando. Questa pianta qui dovrò legarla e impostarla con il filo. Non l'ho ancora fatto, lo dico sempre, ma non lo faccio mai perché tra tutti i lavori che ho da fare, queste cose qui, soprattutto piante così piccole, un po' le tralascio per dar precedenza a lavori più importanti. Comunque questa pianta qui. Dovrò dargli un'impostazione un po' con il filo, come ho fatto invece per questa. Questo ho legato un po' la pianta con il filo, vedete, anche queste qui sono piante piccoline. E anche con una pianta di questa dimensione qui potete avere degli ottimi risultati. Io questa pianta qui adesso ho deciso di coltivarla, di farla diventare come un bonsai show-in, ovvero un bonsai di piccolissime dimensioni. E devo cercare in tutti i modi, sto cercando di far ingrossare il tronco. Quindi, quando il tronco avrà una dimensione adeguata, comincerà ad avere una bellezza veramente molto, molto particolare. Cosa dire del ginepro? Per quanto riguarda la sua collocazione, deve essere innanzitutto, diciamo che. Adesso io vi parlo di questo tipo di ginepro, cioè del ginepro cinese, quindi dello Juniperus chinensis. Gli altri tipi di ginepro, come esposizione è diversa, ma andiamo per gradi. Allora, questo ginepro qui, può essere esposto in pieno sole tutto l'anno, soprattutto d'estate, non succede niente, quindi può stare, anzi, può stare, deve stare sotto il sole. In un posto soprattutto molto, se possibile, areggiato. Per quanto riguarda invece gli altri tipi di ginepro, ovvero lo Juniperus rigida, oppure il ginepro comuni, Juniperus comunis, bisogna avere delle differenze, nel senso che il ginepro e quegli altri due tipi di ginepro non tollerano molto il sole d'estate, quindi quando è piena estate vanno riparati dal sole. Il ginepro è una pianta che cresce anche nel nostro territorio, quindi il ginepro comune è il ginepro che cresce in Italia. Al contrario di questo ginepro qui, il chinensis che cresce in Cina e in Giappone. Allora, per quanto riguarda invece il discorso della potatura del ginepro, che cosa succede? Succede che è una potatura non difficile, ma bisogna stare attenti. Perché? Perché non dobbiamo utilizzare le forbici per podare la pianta, ma dobbiamo utilizzare le mani. Questo perché? Perché se noi andiamo a utilizzare le forbici per effettuare la potatura sul ginepro, ci troveremo tutte le cime marroni delle foglie. Adesso ve lo faccio vedere. Come potete ben vedere, il ginepro è formato da queste piccole scagliette. Non possiamo andare a potare con le forbici in questo punto qui. In questo punto qui, perché se andiamo a potare in questo punto qui, quando effettuiamo il taglio, la pianta produrrà una punta marrone. Questo perché? Perché siamo andati a tagliare
la foglia. Siccome il ginepro produce delle squame che sono messe una dentro l'altra, è come se fossero delle squame, hanno un loro, come si dire, come si suol dire, come se fossero, come se avessero un verso. E se noi andiamo a tagliarle nel punto sbagliato, lì produce una punta marrone. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il ginepro con le mani. Vedete come sto facendo io? E con la mano sinistra, con la mano sinistra, fare una piccola, ecco, rotazione. Vedete come ho tagliato? In questo modo qui, come ho fatto io con le mani, praticamente non produrrà quelle antiestetiche cime marroni. Con le forbici, invece, possiamo andare a podare il rametto, quindi se noi abbiamo qualche rametto da tagliare, ad esempio, non so, questo rametto qua, vedete? Il rametto che è già lignificato, che è marrone, questo rametto qua, allora il ramo possiamo tagliarlo con le forbici, altrimenti per il resto della vegetazione no, perché queste qui sono foglie, non possiamo tagliarle a casaccio in questa maniera qui. Adesso vi ho fatto vedere l'intervento di podatura del ginepro. Adesso voglio far vedere anche un'altra cosa. Faccio vedere qua. Allora, come potete ben vedere, su questa pianta qui ha prodotto in cima, non so se si vede bene. Ha delle puntine più chiare rispetto alle altre parti di ago, scusate, di squame. Quando vedete che la pianta produce delle puntine più chiare, ovvero di colore verde chiaro rispetto a sotto, significa che la pianta sta producendo delle piccole foglioline, perché queste sono proprio le foglioline del ginepro. Da questo momento in poi, quando produce queste puntine più chiare, potete potare il ginepro con il sistema che vi ho fatto vedere. Quindi, e come si fa? Si fa praticamente prendendo anche questa cima, così con le mani, e andando a girare in questo modo qui, come una piccola rotazione, e a togliere la parte eccedente. Mi raccomando, dovete farlo solamente, dovete prendere solamente però le punte nuove, non le punte, non la parte verde sotto, ma solamente le estremità più chiare. Questo perché? Perché se andate a tagliare, a levare con le mani la parte sottostante, anche qui, anche se qui è fatta con le mani, rimarranno delle punte marroni. Sembra difficile da effettuare questa potatura, ma vi assicuro che è facilissima. È un gesto veramente molto molto semplice. L'importante è che andate a effettuare questa potatura solamente quando vedete che le punte apicali sono chiare, ovvero che la pianta abbia prodotto delle nuove foglioline. Questo è molto molto importante. Altrimenti vi ritrovate la pianta con le cime tutte marroni, è una cosa molto molto brutta. Sicuramente capiterà che prenderete per sbaglio qualche fogliolina sottostante, però non è un problema. Un conto è che ne prendete qualcuna, un conto è che fate una potatura completamente sbagliata. Mi raccomando, però, di non farla con le forbici, ma deve essere fatta con le mani. Altra cosa importante del ginepro, molto molto importante, l'annaffiatura deve essere fatta costante, soprattutto d'estate, perché è una pianta che beve tantissima acqua. E altra cosa importante, sempre del ginepro, è questa, ora ve la faccio vedere. Quindi mi raccomando con la potatura. Adesso vi faccio vedere questa cosa. Ok, come potete ben vedere, questo tipo di ginepro ha una vegetazione squamata. Ma che cosa succede?
Può succedere che se la pianta è stata aggredita con la potatura, più che altro non con la pizzicatura dei germogli, ma con la potatura vera e propria di rami, quindi togliendo rami con le forbici, può succedere che la pianta emetta una vegetazione diversa, ovvero una vegetazione fatta ad aghi, che è questa vegetazione qui. Ora, adesso non guardatela perché questa parte qui, siccome era un po' in ombra, questo rametto qui si è seccato. Io adesso non l'ho tolto perché volevo farvelo vedere, anzi adesso lo togliamo proprio, così lo vedete anche meglio, tanto ormai è secco. Vedete? Eccolo qua. Questa vegetazione qui è una vegetazione fatta ad aghi, vedete? Non sono più squame. La pianta produce questo tipo di vegetazione quando è aggredita, cioè ovvero quando voi togliete troppo verde sulla pianta, la pianta emette questo tipo di vegetazione qui. Che cosa fare quando emette questa vegetazione qui? Beh, innanzitutto bisogna fermarsi, nel senso non bisogna più potare. E altra cosa importante, quando vedete questo tipo di vegetazione non dovete tagliarla, dovete lasciarla sulla pianta, perché se tagliate questa vegetazione qua, la pianta ne produrrà altra, in maniera maggiore, quindi va assolutamente lasciata. Dovete aspettare che la pianta smetta di produrre questa vegetazione fatta qui e poi quando si seccherà, allora effettuate il taglio, che quando è secca ormai non succede più niente, la pianta ormai ha abbandonato questa vegetazione ad aghi. Esiste invece un tipo di ginepro che produce proprio una vegetazione fatta in questa maniera qui, ovvero con questi aghi che pungono. Però non è questo il caso. Quindi ricordatevi bene questo particolare, perché se vedete questa vegetazione sul ginepro, significa che avete fatto una potatura troppo aggressiva e la pianta ha reagito in questa maniera qui. Quindi smetterà di produrre squame, vegetazione a squame, e produrrà vegetazione ad aghi. Mi raccomando, questa è un'altra cosa importante da sapere per quanto riguarda il ginepro. Chiudiamo l'argomento del ginepro dicendo che innanzitutto si può trovare in qualsiasi garden, centri commerciali, negozi specializzati per la vendita dei bonsai, quindi è una pianta che trovate tranquillamente. Se potete e trovate dei belli esemplari, comprate anche materiale da vivaio, ve lo consiglio assolutamente. E soprattutto quando comprate materiale da vivaio, siccome una pianta che può essere impostata benissimo col filo, quindi sopporta il ginepro, le legature, anzi, diciamo che è una di quelle piante che si presta più alla legatura con il filo. Vi dico che cercate di comprare piante che hanno più rami possibili, ovviamente quando la comprate da vivaio, perché in questa maniera, quando effettuate la potatura e la legatura, potete scegliere le ramificazioni adeguate, quindi più ramificazioni ha, più scelta si ha nella formazione della pianta. Prezzi: i prezzi del ginepro sono abbastanza bassi per quanto riguarda però questo tipo di ginepro. Per altri tipi di ginepro, un po' il prezzo sale, soprattutto ginepri. Ci sono dei ginepri molto particolari, provenienti dal Giappone, che hanno una vegetazione diversa. Hanno una colorazione diversa, ad esempio ce ne sono alcuni che non sono verdi ma tendono all'azzurrino, e quindi sono più particolari, sono anche più difficili da trovare, ma quando li trovate hanno prezzi un po' più alti. Comunque, una pianta di ginepro si può trovare intorno anche alle 40-50 euro, delle bellissime piante. Potete trovarla anche 20-30 euro, piante di piccole dimensioni, quindi state tranquilli che si trovano in commercio a prezzi accessibili. Però quello che trovate spesso, quasi al 90%, è questa qualità di ginepro qui, ovvero quello Kinensis, che è quello che proviene dalla Cina, quindi quello più, diciamo, più comune, che ha un prezzo più accessibile. Ok, spero di essere stato chiaro. Se avete domande sul ginepro potete farmele. E ci vediamo alla prossima. Ciao.